Appena si diffonde la notizia che Sant'Antonio è morto, moltissime persone fanno di tutto pur di toccare il suo corpo, anche soltanto pur di vederlo. Quando muore una persona a cui vogliamo bene, anche noi sentiamo questo bisogno di stabilire con lei un ultimo contatto, quasi per darle un saluto, per renderci davvero conto, toccando con mano, che qualcosa è veramente cambiato. Molti di quelli che avevano avuto la possibilità di entrare in contatto con il corpo del santo ritornano alle loro case cambiati, con domande nuove nel cuore. Era come se nella loro memoria riapparissero d'improvviso tutti i ricordi di tante parole buone e forti che Sant'Antonio aveva pronunciato. Quelle parole lì ora agiscono in profondità, si sente il bisogno di ricordarle, di prenderle sul serio, di non lasciarle cadere. Anche a noi capita così, l'incontro con la morte sconvolge sempre e scava in noi sofferenza e dolore. Ma ci sentiamo anche spinti a ricordare tutto della persona che ci ha lasciato, soprattutto le sue parole più belle, i suoi gesti più cari. Allora il dolore può aprire una strada nuova, ispirare sentimenti e comportamenti nuovi. Ci sentiamo spinti a fare tesoro del tempo che ci è donato e a non sprecare nessuna possibilità di fare del bene. Anche oggi molte persone si avvicinano alla tomba del santo per pregare, per chiedere grazie e forse ricevono proprio la grazia della conversione. Sentono con forza che bisogna cambiare da qualche parte, che è importante dare una svolta alla propria vita. Lo stesso avviene nelle case e nei cuori di tanti devoti di tutto il mondo. Antonio si dice è il santo dei miracoli e possiamo immaginarlo contento quando gli viene domandato il miracolo della conversione, cioè di prendere più sul serio il Vangelo e di vivere la nostra vita con più fiducia e generosità.